non che fai, ma tira sulla chiave! E ci credo perché hai rotto tutto. Ho un'idea. Perfetto. Cat! Oh, Cat! Sei sveglio? Buongiorno. Mamma mia, che botte in testa. Mi sono fatto malissimo. Cat, ma... Io ho fatto siamo? Un bel pisolino. Esattamente. Ma quale pisolino che stai sopra un lavandino che fa anche rima? Io sono sul pavimento e sono morto. Come si esce da questo posto, gang? Cat! Come faccio? Che spavento! Calmo! Sì, hai ragione, ma come ci siamo finiti qui dentro? Ma è tipo una prigione, ci sono le sbarre, c'è del sangue per terra! E c'è la è porta nostro? Aperta, non lo so se è nostro. Io mi ricordo solo che ci hanno dato una botta in testa nell'acqua park. Ti ricordi qualcosa tu di quella situazione? Mi ricordo solo uno schibi di toilet elettrico gigante, poi una Vero? Botta in testa e non mi ricordo più niente, Cat. Io mi ricordo ancora del bambino telecamera. È vero, il bambino telecamera lo ricordo anch'io con lo sturacessi. Comunque, che ci facciamo qui dentro? Ci hanno tipo imprigionati. So. Ma che senso se c'è qualcuno? C'è la porta aperta? Ok, sì, andiamo ad Ciao. Esplorare, ma prepara. Qualcuno? Oh, scema! Mi devi far finire di parlare. Stavo dicendo prepara le armi. Non è che puoi andare così a caso. Guarda, è tipo una specie di sala operatoria all'interno del di una sangue? Prigione nel deserto. Letto. Sì. Sì, ci sono i letti, ci sono i monitor per controllare i battiti, ma io non mi preoccuperei di questo. Mi preoccuperei di questo, Cat. Le finestre sono rinforzate, siamo nel deserto. Nel deserto. Ma eravamo come in una città. Da qui? Lo so, eravamo nella città, nell'acqua park. Come siamo finiti nel bel io mezzo? Non mi riesco a ricordare nulla. Niente. Neanch'io mi ricordo solo i cessoidi, gli sturacessi, appunto. E basta. Ma possiamo uscire? Oh, abbiamo le chiavi? Che buono. Figata, possiamo uscire. E là c'è Salve. Uno Vedo Cat. Qualcuno? Sì, mi sa che questa non è una prigione normalissima. Ciao. Cosa sta succedendo qui? Perché ci sono i personaggi di Garten of Bamban stranissimi? E soprattutto perché ma quella ci destra è strapompata, cioè, senti quanto è sì, energetico. Le può pestare uno. Sì, spacco la faccia, sì. Mi scusi signora guardia, non volevo. Non intendevamo allora, voi. Ci siamo svegliati lì dentro e non sappiamo minimamente cosa sia successo. In che senso i mostri qui dietro sono buoni? Sì, ma non era questa la mia domanda, mi scusi. Esatto. Cosa ci facciamo qui? In che senso dobbiamo salvare la prigione? Ma c'era bisogno di darci una botta in testa. Scusa, ma vedi questi qua? Avete detto che sono buoni. Infatti, ma scusa, non sono questi mostri che dobbiamo ammazzare. Loro sono le versioni buone. La prigione è stata invasa dalle versioni demoniache. No, Cat. No, come le versioni demoniache dei nuovi personaggi di Bamban. Salve, molto bella la sua arma. Potrebbe darmela un secondo. E quindi, come facciamo? Ci servono delle informazioni. Ok, dobbiamo chiedere a loro. Possiamo entrare? Non ha droppato l'arma. Fa niente. Hai sentito che hanno detto? Ma perché sei sempre sporco? Ma è possibile? Io non lo so. Come scusa, fai? Non lo so. Sì, ma se non lo sai tu lo devo sapere io. Ai. Ah, ecco perché sei sporco, perché ti sparo. No, no, va bene. Bravo. Va bene. Perché se no sai cosa succede? Sai cosa succede? No, aspetta. No! Sai cosa succede? No, sta succedendo niente. Ci serve la guardia. Sentite. Vabbè, lui ci serve, gli altri se no. Se riusciamo a trovare dei soldi, una chiave e un hamburger, non so perché l'hamburger, ma dettagli, possiamo parlare con questi tre imbecilli che ci diranno dove sono le versioni indemoniate. Sì, ma non puoi dire. Non posso usare tu. La forza? In che senso non lo sai, no, Cat? Perché se usiamo la forza e queste guardie muoiono, quelli dietro ci attaccano molto probabilmente. Vero. Va bene, non ci ho pensato. Adesso esploriamo la prigione. Prendiamo tutto quello che hai chiesto e torniamo. Ammazzagli l'altra guardia. Veloce. Ammazza l'altra guardia. Ammazza. Perfetto, hai visto? Fidati di me. Posso ucciderli tutti. Ok, arriviamo subito. Va bene. Fidati stretta anche di mano. Di lui. No, fermo. Comunque, visti da vicino, sono ancora più grossi, ma sono Vero. Giganteschi. Come fanno ad essere buoni? Vieni, Cat. Qui c'è una porta verde. Inizierei ad esplorare ma qua è da pieno qui. Di guardie. Ci sono le docce. Ok, fighissimo, ma funziona. Ah, qua posso lavarmi finalmente. No, Cat, non funzionano neanche. Ah. Ma che schifo. Ok, ho intravisto qualcosa tipo le Johnny, Cat, mi sa che le guardie in questo posto sono alleate con i personaggi di Garten of Bamban palestrati. Quello Pila
secondo me, se ci tira un pugno in bocca, ci fa saltare gli occhi e ce li rimonta al posto del naso. Quindi ho molta paura. Per caso hai nascosto una minigun da qualche parte nei pantaloni, così almeno entriamo e spacchiamo sì. tutto? Ok. Dove? Ma tra l'altro ho notato che sei senza scarpe. Ma che schifo, prendi le malattie così, bro. Sono le mie zampe. Appunto, sono scalze però. Ah. Prepara la minigun, io voglio un attimo investigare, okay. Perché se riusciamo a fare qualche foto potremmo venderle. Ma ti rendi conto, le guardie che collaborano con i personaggi di Garten of Bamban, che collaborano a loro volta con noi. Ma perché ogni nostro video è un inception totale? No, Ket, così ti fai sentire. Zitto, cosa? Ket, sei un imbecille, devi stare zitto. Vieni con me, muoviti. Arrivo. Mamma mia, guarda che ansia. Ma guarda che pettorali. Penso che le guardie stanno dormendo. Ma stai ancora sparando? Ma no. Ket, ma vedo la minigun che sta sparando. Ma si è completamente buggata. Le guardie forse sono sotto il loro controllo. Sono loro, queste bestie giganti, a controllarle, no? Che figata. Magari se ammazziamo prima quelle demoniache e poi uccidiamo queste, riusciamo a prendere il controllo della prigione. Ok, Ket, sono pronto. 3, 2, 1. Dov'è? La minigun. Su. Scappa. Ce l'abbiamo fatta, anche le guardie, per favore, grazie, salve, ricarico. Arrivederci. Voi non avete visto nulla, ok? Chiaro? Chiudi la porta, non si può chiudere la porta. Ci penso io. Ho paura, Ket, che cosa stai facendo? Dov'è? Ogni volta che ecco. tocchi qualcosa finisce male. Vabbè, dai, quasi. Comunque, hai notato che Opila era esattamente davanti a questa cella? Quindi può darsi Levati! Che no, cosa faccio? Qualcosa, bravo, mettila in cella, qua. No. Che fai? Nella monnezza l'hai messo il piccione. Ma dai, aspetta, mi è venuta un'idea. Ma se noi lo prendessimo... Aspetta, dammi un secondo. Vero? Vai. Ripaghiamo con la stessa moneta. Vai, in prigione. Oddio! Mi stava attaccando, vai. Ok. Imbecille. Comunque è un po' sporco. Sì, leggermente. Però io entrerei qui, prepara le armi. Ok, qui c'è solo c'è un letto nessuno. Di Minecraft verde. Aspetta, ma questo pavimento è distruttibile. Prova a sparare. Dai. Sì, ma perché non si distrugge? Forse servono armi più pesanti. Forse serve la crowbar. Come si fa? Ci penso io. Aspetta, no, ogni volta la stessa storia. Però hai visto? Oh, Fra, scendi. Le chiavi! Soldi, chiavi, hamburger. No, gli hamburger non ci sono. Ma no, sono quella triste, è spazzatura. Sì, effettivamente sì, vabbè, non fa niente. Però forse abbiamo una chiave. Qualcuno aveva avuto la stessa nostra missione, ma non ce l'ha fatta ed è morto qui nelle fogne. Sì, ok, io prendo i soldi, andiamoglieli a portare, come si risale. Ok, okay. Attento, aiuto. C'è la chiave che... Un attimo. Ok, ci sono. Ket, dimmi. Sono finito in un'altra cella con dentro un cesso. Cos'è? Gli schibi di toilet anche qui? No, ti prego, voglio andarmene. Abbiamo un problema subito. Vieni, veloce. Ma non che fai? Ma tira stai sulla chiave. E ci credo, perché hai rotto tutto. Ho un'idea. Perfetto. Adesso la tirerà su. Sfigato imbecille. Mi ha fatto anche scaricare la pistola. Esplodi. Vabbè, non credo sia un problema se non abbiamo gli hamburger. Tanto sicuramente. Scusa, noi abbiamo fatto tutto sto bordello per i soldi e per le Però chiavi. Però ha una cosa che lui qua. Non tiene. Che cosa Aspetta. Abbiamo noi? No, cosa un arpione. Detto? Ma che ci devi fare Tenga. Con un arpione? Ma perché gli stai dando un arpione? Te lo do io l'arpione. Ma ha droppato una radio? Tu o l'ho ammazzato io? Guarda, ha droppato una radio, è vero, anche una tessera. Possiamo Forse sapere se tessera? Attaccano i demoni. C'è un problema. Sulla tessera mi sa che c'è scritto SCP. Al contrario, Ket. Ecco perché ci sono le guardie degli SCP. Per controllare sti cosi enormi. Allora, salve. Non io la terrei la radio. Sì, tieni la radio assolutamente. Vogliamo solo chiedere dove si nascondono le versioni demoniache vostre. Cioè, non so per quale no, motivo prima esista cosa, questo multiverso. Piacere. Sì. No, Ket, non lo toccare mai più, ti prego. Mamma mia. Mi sa che l'hai fatto arrabbiare. Perché adesso sta alzando i pesi? Che cos'è? Vuole tirarti un pugno? Sta facendo non lo so. Palestra. Aspetta un secondo, importantissimo. Maledette, stupide, guardi. Io vi odio. Bravo. Adesso che siamo soli, possiamo parlare?
In che senso sono nascoste dietro quella struttura? Quale struttura? Ah, ci sono tante strutture. Praticamente l'entrata, ce n'è uno lì, un altro a sinistra, quindi da quella parte. Ah, c'è questi due? Ho capito, sì, una di queste due stanzone enormi. Va bene, è stato un piacere. Noi adesso andiamo a distruggerle e poi torniamo per parlare e per riscuotere la nostra ricompensa. Ovviamente li ammazzeremo malissimo. Ovviamente, e la nostra certo. ricompensa sarà tutta la prigione. Poi facciamo fuori anche le guardie che stanno sopra e okay, scappiamo. Okay. Grazie, la ringrazio, piacere. Grazie, andiamo. Sì, piacere, arrivederci. Salve, arrivederci. Allora io direi di iniziare con quelli che si trovano all'entrata. Però Cat, stai molto attento. Non vedo nessuno e ci sono delle porte giganti. Sei pronto? Ok, bravo. Sì. Hai preso l'arma gatta. Gatto. Io sto camminando con la minigun perché mi sono c'è una macchina addosso. Cat, sì, l'ho vista la macchina, ma tu non hai visto quella roba lì. Ma che è bambalina versione demoniaca. Guarda che brutta. Pogo! Lì giù. Oh mamma mia. No, no, oh, mamma mia, stavo per essere investito. Che spavento, che spavento, che schifo. Cat, mi sto cagando da addosso. Ok, sei pronto a fare fuoco prima su di lei. Vai, Mamma mia, io spero che prendi la minigun, aspetta. Vai, vai, prendi. Non la c'ho minigun. La minigun. È morta. È morta, perfetto. Guarda che schifo. Ma sono giganteschi. Ma guarda le mani. Ti prego, non me lo alzare ma davanti. Ma c'è un buco che nella mano. Devo vomitare, sì. Forse da qui caccia tipo i poteri. Cose strane. Che ansia. Che schifo. Ma poi guarda quest'altro. C'ha un occhio davanti, ma c'ha anche una bocca dietro. Che e schifo. E quest'altro è ancora più brutto. Sembra il Grimace, ma sotto acidi. Ok, no. No, tu con l'arma gatto. No, no, no. Tu non meriti di esistere su Gmod. E adesso ti faccio vedere. Salto, giro, pam. L'ho mancato. Cat? Cat, l'ho mancato. No, 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 i barili esplosivi, no. No, gli sbattiglielo in testa. Sei, vai. Lo trapassa. Con quest'altro invece faremo fuoco incrociato di gatti. Al mio via. 3, 2, 1, via. Mamma mia, è scomparso nella stratosfera. Ok, andiamo a avvisare gli altri imbecilli e sconfiggiamo il boss finale, perché credo ce ne sia un altro gigantesco e mi sto cagando ancora addosso. Più grande di loro. Amici, ce la... Ma abbiamo c'è del fuoco? Sì, c'è del fuoco. È tutto sporco. Ci sono altri. Ci sono le versioni demoniache. Ma che sta succedendo qui? Hanno assaltato la prigione. Oh no, Cat, questo vuol dire solo una cosa. Mi sa che stanno per scontrarsi e io ho molta, moltissima paura. Io salgo sulla torre. No, 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 in che senso sei sulla torre? Via. Vieni qua, invece No, ciao. Scappi. Oddio. Guarda, come pensavo, si stanno menando. Jumbo Josh contro la sua versione demoniaca. Guarda, ma stanno vincendo. Hanno ammazzato Mila. Sì. Hanno vinto loro! Oh no no no! Mamma mia, l'altro l'hanno dato fuoco! Coso? Sì, è vero! Jumbo Josh l'hanno buttato nel fuoco e quest'altro cosa sta facendo? Sta prendendo a testate il muro per allenarsi? Mi sembra leggermente eccessivo! Ma guarda te, se devo venirti a prendere addirittura sulla torre! Adesso, che facciamo? Dobbiamo ancora battere il boss fino a... Oh no no no, Cat, quello potrebbe assolutamente essere il boss finale da uccidere! Guarda quanto è grosso, è molto Mamma più grande mia. Di quelli di prima. È Nub Nub versione demoniaca, cioè lui già è brutto normalmente. Ma sbaglio, ha sparato qualcosa? Sì, sta sparando qualcosa di strano, però mi è venuta un'idea. Ma se io adesso facessi tipo cecchino, 1, 2 e 3. Fantastico, adesso lo ammazzeremo da soli, perché noi siamo forti, credo. Bombe atomiche e carri armati? No, gatti molto meglio. Vero. Andiamo, Cat! Fai in fretta, Pogo! Già sono sul carro! Non riesco a mirarlo da qui! Ma aspetta! Ma dietro ha una mano! Come se qualche demone lo stesse controllando e sta cercando di distruggerti il carro armato! Oh, mamma mia! Oddio! Aspetta, è Pogo, devi aiutarmi! Non posso spararlo da qui! Subito, è un secondo! Non so dove andare, maledetto tu e le torri! Guarda quanto è grosso! Ce l'ho altre armi! Ho la pistola! Fuori! Vai! Schifoso! Sparalo! Ok, ok, sparo, sparo! Ha distrutto il carro! Ho sbagliato! Eh? Ah no, tu me l'hai distrutto! Ucciso? Sì, ho fatto esplodere il carro e poi è morto anche lui. E si è alzata la mano! Così come pensavo, c'era qualche demone che lo controllava. Ma? Che figata! Che t'hai visto? Anche questo mistero è stato risolto con successo. Non ci pensare. Non ci pensare, ti spacco la porta. Il mio carro!